Alla Camera passa la nuova legge elettorale con 334 sì, ma le opposizioni escono dall'Aula e non votano. I no alla riforma sono 61 e quasi tutti della minoranza Dem. Un dissenso ampio, secondo Bersani, ma è più inciuci per governare, commenta Renzi. Dure critiche da Brunetta. Chiediamo a Mattarella di non firmare l'Italicum e l'invito del 5 Stelle Di Maio al capo dello Stato. Professori e studenti oggi in piazza in tutta Italia contro la riforma della scuola annunciata dal governo. Previsti cortei in 7 città, il premier Renzi ribadisce la bontà del disegno di legge. La Boschi apre a cambiamenti, non c'è un prendere o lasciare, ha detto il ministro. Se ci sono modifiche da fare, le faremo. Troppi giovani fermati e fatti fuori senza motivo. Barack Obama critica gli episodi di violenza e di uso eccessivo della forza da parte della polizia americana. Smentita dalla Fox la falsa notizia data dalla stessa TV di un nuovo afroamericano ucciso dai poliziotti a Baltimora. E stasera a Torino alla semifinale d'andata di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Allegri ha fiducia, le probabilità di passare il turno sono alla pari, dice il tecnico bianconero. Vincerà chi avrà più coraggio, dichiara l'allenatore degli spagnoli Carlo Ancelotti. Sfida tra Tevez e Ronaldo, ex compagni di squadra e di trionfi al Manchester United. Sono le 7.30, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano parliamo di riforme perché con 334 voti a favore, 61 contrari e 4 astenuti, il sistema elettorale, il cosiddetto Italicum, è da ieri legge dello Stato. Le opposizioni, come preannunciato per protesta, sono uscite dall'aula di Montecitorio al momento della votazione. Il voto di ieri però ha accentuato anche ulteriormente il dissenso interno al PD, il partito del premier Matteo Renzi. Ma vediamo com'è andata. 334 sì, 4 astenuti, 61 no. Con questo risultato dell'ultima votazione la Camera approva definitivamente l'Italicum e il premier Renzi commenta: impegno mantenuto, promessa rispettata, l'Italia ha bisogno di chi non dice sempre no. I voti favorevoli a scrutinio segreto sono tutti della maggioranza. Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord infatti abbandonano l'aula in segno di protesta contro la normativa. Alla fine il PD risulta lacerato da questo cruciale passaggio parlamentare. Tra contrari, non votanti e astenuti sono una cinquantina i deputati Dem che voltano le spalle alla nuova legge elettorale voluta dal governo Renzi, che ha chiesto più volte la fiducia. L'unico no eretico viene dal forzista Saverio Romano. Renato Brunetta, poco prima di mezzogiorno, annuncia: tutte le opposizioni non parteciperanno al voto, ma subito dopo i grillini lo smentiscono e dichiarano che parteciperanno alla votazione. Ma la svolta arriva dal forzista Palese, che deposita la richiesta di scrutinio segreto e conferma che uscirà dall'aula. Lo stesso faranno anche SEL, Lega e Fratelli d'Italia, così anche i 5 Stelle prendono la via dell'Aventino. Dunque, a quel punto resta solo da vedere quanto ampio sarà il dissenso interno ai democratici. Gli oppositori contano di arrivare oltre quota 50, più dei 38 che non hanno votato la fiducia. Nel frattempo in aula si va avanti senza grandi tensioni, con tempi molto più rapidi del previsto. Alcuni deputati di Forza Italia, contrariamente a quanto annunciato da Brunetta, sono presenti a discutere gli ordini del giorno. Nelle dichiarazioni di voto finale l'opposizione attacca la legge. Forza Italia e 5 Stelle si rivolgono direttamente al capo dello Stato. Siamo certi che il presidente Mattarella rinvierà alle Camere questa legge per manifesta incostituzionalità. Per il PD, ancora senza capogruppo, dopo le dimissioni di Speranza in dissenso proprio sull'Italicum, parla il vice segretario Guerini, che respinge le critiche di Forza Italia, citando il discorso con cui il capogruppo azzurro al Senato, Paolo Romani, annunciava il sì all'Italicum. O Romani si sbagliava allora o si sbaglia oggi Brunetta, io non ho dubbi sulla risposta. Altri, come Bersani, Enrico Letta e Bindi, non intervengono, ma hanno già annunciato il loro no. E lo abbiamo sentito dai titoli, oggi c'è lo sciopero nazionale della scuola, scendono in piazza per protestare contro la riforma insegnanti e studenti. Il governo però continua a cercare la via del dialogo e attraverso il ministro Boschi fa sapere che se ci sono dei miglioramenti da apportare al provvedimento, questi saranno recepiti. 7 cortei in 7 città diverse contro la riforma della scuola del governo Renzi. Tutte le sigle sindacali dopo 7 anni tornano oggi in piazza per protestare contro il disegno di legge La Buona Scuola. Al loro fianco, insieme a studenti e insegnanti, anche le opposizioni dissidenti del Partito Democratico. Difficile comprendere uno sciopero contro 100.000 assunzioni, la replica del premier, che lascia comunque aperta una porta ad eventuali modifiche, ma annuncia: non lasceremo la scuola solo in mano a chi urla. Nella riforma non è inclusa solo la regolarizzazione
revisione del contratto dei precari imposta dalla Corte europea, assunzioni che denuncia chi sarà oggi in piazza lascia fuori alcune categorie. Altri temi contestati sono soprattutto i poteri concessi ai capi istituto ribattezzati dagli oppositori della legge presi di sceriffo, che avranno la possibilità di assumere gli insegnanti. A far discutere anche la possibilità di finanziare con il 5 per mille non solo gli istituti pubblici ma anche quelli privati e le detrazioni fiscali fino a 400 euro per le scuole paritarie. In questo modo rischia di emergere una cultura elitaria all'affondo della segretaria della CGIL Camusso. Secca la replica del ministro dell'istruzione Giannini. La Camusso forse non ha letto il DDL. La buona scuola dovrebbe passare alla Camera entro il 19 maggio per poi essere esaminato dal Senato. Al momento, come ammesso anche dal Presidente del Consiglio, non sono scartate a priori aggiustamenti, anche se le posizioni restano distanti. Quanto si potrà capire oggi nella mobilitazione nazionale organizzata contro questa riforma? Sulla riforma della scuola non c'è un prendere o lasciare. Se ci sono modifiche da fare, le faremo. Non c'è chiusura totale. Lo afferma il ministro Maria Elena Boschi a 8:30 sulla 7. E adesso l'economia. Mentre si cerca di capire che conseguenze potrà avere sui nostri conti la sentenza della Consulta a proposito della mancata perequazione delle pensioni, gli occhi sono puntati sulle previsioni che verranno annunciate oggi dalla Commissione europea, previsioni che riguardano l'economia dei paesi per il prossimo anno. Per quanto riguarda l'Italia è prevista una crescita del PIL, il prodotto interno lordo, di circa 1,4%, mentre invece per quanto riguarda i dati relativi alla disoccupazione, questa resterà uguale a quest'anno, cioè al 12,4%. Vediamo. Dovrebbero essere delle vere e proprie previsioni di primavera quelle che Bruxelles si appresta ad ufficializzare. Si intravederebbe infatti un clima migliore nelle valutazioni che l'Unione Europea diffonderà oggi in merito alle possibilità di crescita della nostra economia e della ricchezza italiana. A fronte di un tasso di disoccupazione invariato infatti e arroccato anche un poco al di sopra dello zoccolo duro del 12%, secondo alcune anticipazioni già di ieri, i tecnici di Bruxelles tratteggerebbero per l'Italia un prodotto interno lordo che nel 2016 crescerebbe dell'1,4%. Si tratta di una revisione al rialzo di un decimo di punto percentuale della stima delle previsioni d'inverno. Intanto, dopo la decisione della Consulta sulla mancata rivalutazione dei redditi delle pensioni tre volte il minimo, il governo è al lavoro per una soluzione che tuteli gli importi più bassi. Ma l'Unione Europea avverte: ogni intervento va compensato. È possibile un decreto per il passato, mentre gli oneri futuri sarebbero affrontati con la legge di stabilità. Ma intanto è necessario attendere i conteggi esatti, numeri che per la verità aumentano di giorno in giorno, da quello della decisione della Corte Costituzionale. Ci si potrà sedere soltanto dopo al tavolo con i sindacati, sostiene il ministro Poletti. Tra le ipotesi allo studio, la restituzione a rate, quella limitata a chi ha le pensioni più modeste nell'ambito individuato, ed infine quella circoscritta a chi vince il ricorso all'INPS, dimostrando il proprio buon diritto. Spostiamoci a Milano per parlare degli scontri che si sono verificati in occasione dell'inaugurazione dell'Expo, perché dopo essere stati interrogati restano in carcere 5 manifestanti, tutti italiani, rischiano pene fino a 15 anni di prigione. I 5 arrestati dopo le devastazioni del 1° maggio a Milano rimarranno in carcere. Accolto la richiesta dei PM, il giudice per le indagini preliminari, Donatella Banci Buonamici, che non ha ritenuto credibili le versioni date durante gli interrogatori di garanzia. I fermati si sono difesi dicendosi estranei agli scontri e alle violenze, hanno negato la vicinanza al movimento anarchico o di frequentare i centri sociali. Un commesso di scarpe, il più giovane tra i fermati, Jacopo Piva, 23 anni, manifestava contro il precariato, a detta del suo avvocato. È accusato in particolare di aver rovesciato un bidone dell'immondizia in fiamme e aver lanciato una bottiglia vuota. Il primo ad essere interrogato è stato Mirko Leone, 27 anni, incensurato, originario di Lodi, che, dice il suo difensore Filippo Caccamo, si è dissociato da qualsiasi forma di violenza. Interrogata anche Anita Garola, milanese di 33 anni, con un precedente per resistenza a pubblico ufficiale. Heidi Panzetta, 42 anni, di origine tedesca e residente a Milano, respinge l'accusa di aver brandito dei bastoni, così come Pasquale Davide, elettricista, 33enne, di Alessandria, accusato anche di lancio di oggetti pericolosi. Il giudice ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del PM Piero Basilone e ha disposto il carcere per i 5 accusati di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall'uso di armi improprie e lancio di oggetti.
Il GIP ha condiviso le tesi dei PM, che hanno inquadrato le singole azioni di resistenza in un contesto di violenza collettiva contro le forze dell'ordine, un aggravante rispetto alla resistenza di chi tenta la fuga per non farsi identificare. Intanto ieri, con una nota alla Procura di Genova, le autorità francesi hanno fatto sapere che 4 dei 5 cittadini francesi arrestati sabato sono già noti alle forze dell'ordine per fatti simili e sono considerati casseur di professione. L'emergenza immigrazione, grazie anche alle buone condizioni del mare, non si fermano gli arrivi dei migranti. Pensate che in queste ore stanno per essere sbarcati a centinaia in molti porti del nostro paese. Intanto il Ministero dell'Interno ha chiesto alle prefetture di trovare 9.000 posti per poterli ospitare. Per giovedì prossimo è previsto un incontro, un vertice tra il Ministro dell'Interno Alfano e gli amministratori locali. Gli ultimi migranti sono in arrivo al porto di Salerno, 650 disperati, tra loro 7 donne in gravidanza, 2 possono partorire da un momento all'altro, come è accaduto sulla nave bettica della Marina Militare che è arrivata al porto di Pozzallo con un fiocco rosa. Una donna nigeriana ha dato alla luce una bimba che è stata chiamata Francesca Marina. L'esodo intanto non si ferma, dal mare continuano ad arrivare barconi sulle coste italiane, un flusso continuo, 700 ieri, quasi 6.000 nel fine settimana. La macchina dell'accoglienza gira al massimo regime, ma il nodo da sciogliere resta quello della distribuzione dei migranti, innanzitutto sul territorio italiano e poi in Europa, tra i 28 paesi dell'Unione. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha chiesto con una circolare a tutti i prefetti, esclusi quelli siciliani già impegnati in prima linea, nuovi posti per i rifugiati, ne servono 9.000, un centinaio in ogni provincia. Il Viminale vuole riequilibrare le presenze su tutto il territorio nazionale, eliminando le attuali diseguaglianze che vedono le regioni del nord meno impegnate. Si vuole però evitare di imporre nuove quote. Attualmente le regioni che sopportano il carico maggiore sono la Sicilia, che accoglie oltre il 20% degli arrivati, seguita dal Lazio con il 12%, Lombardia 9% e così via, fino al Veneto, che apre le porte solo al 4% dei migranti. Momento chiave sarà il vertice di giovedì convocato dal Fano con ANCI e regioni. L'idea del ministro dell'Interno è quella di creare una serie di hub di prima accoglienza per fare una sorta di screening di chi sbarca per poi smistare i migranti nelle varie strutture più piccole sul territorio nazionale. E con le notizie all'estero partiamo dalla Francia. Il presidente onorario e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è stato sospeso dal partito dopo le sue recenti dichiarazioni antisemite. L'anziano politico francese aveva definito i campi di concentramento nazisti un dettaglio della storia, provocando le ire della figlia Marine, che aveva affermato che il padre non avrebbe più parlato a nome del partito. Durissima la reazione del leader politico dell'estrema destra, che vedete in queste immagini, che ha annunciato di voler ripudiare la figlia. Non voglio più che porti il mio nome, così ha detto. E adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, a Dallas, nel Texas, per la sparatoria che ha visto l'uccisione dei due assalitori al convegno, lo sapete, sulle vignette sul profeta Maometto, uccisione da parte delle forze speciali. Su questo episodio e su quelli recenti che hanno visto la morte di alcuni ragazzi di colore è intervenuto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha parlato dell'uso eccessivo da parte della polizia, dell'uso eccessivo, scusate, delle armi e della violenza da parte della polizia. Vediamo. Elton Simpson, uno dei due protagonisti dell'attacco in Texas contro il concorso di vignette sul profeta Maometto, aveva chiari legami con il terrorismo africano. La sicurezza nazionale americana lo conosceva da tempo e aveva indagato su di lui. Si sa che nel 2006 aveva tentato di raggiungere la Somalia per unirsi al movimento degli Shabab, i giovani mujahideen somali che da quasi 10 anni sono in guerra per il controllo del paese africano. Simpson, originario di Phoenix in Arizona, fu arrestato dai federali, ma il giudice chiamato a giudicarlo lo rimise in libertà per mancanza di prove che giustificassero una condanna. Tornato libero, secondo gli investigatori, Simpson, originario di Phoenix, Arizona, fu arrestato dai federali, ma il giudice chiamato a giudicarlo lo rimise in libertà per mancanza di prove che giustificassero una condanna. Tornato libero, secondo gli investigatori, si avvicinò tempo dopo, via web, alla causa dello Stato Islamico, fenomeno nascente della galassia jihadista, nella quale aveva coinvolto anche Safir Sufi, 34 anni, suo coinquilino dalle evidenti origini arabe. Sono morti
insieme dopo il fallimentare assalto di Garland sotto i colpi di fucile degli uomini della sicurezza, contro cui avevano per primi aperto il fuoco. Su Twitter i due si auguravano, con l'azione programmata, di poter essere accettati da Allah come Mujahideen. Ora nella casa dei due si cercano altri indizi, prove, segnali di eventuali complicità e legami con gruppi organizzati dello jihadismo, anzitutto con i tagliagole dello Stato Islamico, di cui sono spuntate nelle ultime ore più di una rivendicazione dell'attacco, finito con la morte dei due assalitori. Un episodio, quello di Garland, che si incornice in uno scenario americano già nervoso per via delle rivolte e delle tensioni legate alle uccisioni di afroamericani, sempre più frequenti negli ultimi mesi. Barack Obama è tornato a parlarne, sottolineando i troppi arresti e le troppe morti senza motivo, così le ha chiamate il presidente. Mentre Obama parlava, la rete Fox diffondeva la notizia di una nuova sparatoria a Baltimora finita, a quanto pareva con la morte di un altro afroamericano, notizia rivelatasi falsa che ha costretto la rete televisiva a scusarsi davanti al suo pubblico. Il terremoto del 25 aprile scorso che ha colpito il Nepal continua a salire, il bilancio delle vittime sono oltre 7.000, più del doppio invece i feriti, ma è polemica sulle autorità nepalesi per la mancata e ritardata distribuzione degli aiuti internazionali. Lo hanno ritrovato vivo dopo una settimana passata sotto le macerie della sua casa in un villaggio a 80 km dalla capitale del Nepal, Kathmandu. Solo qualche ferita e qualche graffio, un miracolo perché Fanciu Gale ha vissuto questa incredibile esperienza a 101 anni. Come la sua, altre storie miracolose di persone sepolte dalle macerie e ritrovate ancora vive a 9 giorni dal sisma continuano a ripetersi, anche se le autorità nepalesi spiegano che ormai non ci sono più speranze. Nel distretto di Gorkha, la zona più vicina all'epicentro, ieri un uomo di 60 anni e una suora di 23 anni sono stati recuperati dai soccorritori dalle macerie di 2 edifici. Entrambi sono stati portati in ospedale con l'elicottero. Man mano che l'esercito raggiunge le vallate più sperdute aumenta il conteggio dei morti, arrivato ormai a quota 7.365, secondo le cifre ufficiali fornite dalle autorità nepalesi. Nel fine settimana sono stati recuperati i corpi di circa 100 trekkers che erano sepolti sotto la frana che ha sommerso il villaggio di Langtang, popolare meta turistica vicino al confine con il Tibet, dove però restano ancora sepolti i corpi dei 2 escursionisti italiani, Benedetti e Poyer, mentre sarebbero stati rintracciati anche gli ultimi 2 italiani che risultavano irreperibili. Sulle cifre dei dispersi però c'è ancora grande confusione. Il portavoce del Ministero degli Interni ha detto che è impossibile fare una stima delle persone che abitavano nei villaggi completamente distrutti, perché è andato perso anche il registro degli abitanti. E non ancora tutte le aree sono state raggiunte, così solo quando si rimuoveranno i detriti ci si renderà conto delle perdite umane. Il governo nepalese intanto ha quantificato il costo della ricostruzione in 2 miliardi di dollari. È stato chiesto anche l'intervento dell'UNESCO per gli enormi danni al patrimonio archeologico. Sono 200 infatti i monumenti danneggiati, secondo una prima stima. E adesso lo sport con il calcio, occhi puntati sulla semifinale di andata della Champions League che vede la Juventus ospitare a Torino il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Su una cosa sia Allegri sia Ancelotti concordano, saranno 180 minuti all'insegna del massimo equilibrio. Il bianconero fresco di scudetto rivendica la bontà del suo lavoro e se ne sente fiero. Certa la scelta della difesa 4, Lichtsteiner, Bonucci, Evra e Chiellini. E poi il rombo a centrocampo. Accanto a Tevez, ballottaggio, Llorente, Morata. Servirà la partita perfetta, dice Allegri, visto che difficilmente le due gare termineranno 0-0 e sulla fase offensiva che ci dovremo concentrare. Non è una semifinale dove non abbiamo niente da perdere, ma abbiamo da perdere quello di non arrivare in finale. Credo che dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto fino ad ora e soprattutto di giocarci al meglio le nostre possibilità. Rifinitura con il brivido per Ancelotti. Cristiano Ronaldo ha accusato un disturbo alla schiena accasciandosi a terra durante l'allenamento. L'intervento dei fisioterapisti e la ripresa del lavoro apparentemente senza fastidi. Un Ronaldo non al meglio sarebbe un guaio per Ancelotti, che già deve rinunciare a Modric e Benzema. Se la Juve impone le proprie qualità credo che ha più possibilità di vincere di noi. Se riusciamo a imporle noi avremo più possibilità noi. Questo è... Questa è la Coppa dei Campioni e soprattutto queste sono le semifinali. Se hai coraggio vinci, se hai paura perdi. Ma il protagonista della vigilia di questa semifinale di andata di Champions è stato il direttore generale bianconero Marotta, garantendo ai tifosi che Pogba e anche Tevez resteranno
e poi accendendo di nuovo la polemica sulla contabilità degli scudetti. Sul campo, dice, sono 33, Calciopoli è una ferita ancora non rimarginata e stiamo ancora aspettando delle sentenze precise. Pronta la replica del numero uno del CONI, Malagò, i campionati vinti dalla Juve sono 31, è un dato ufficiale. Però è anche vero che... 7.48, io mi fermo qui e adesso subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Andrea Pancani che conduce il dibattito politico. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito e noi, se volete, ci vediamo domani. Grazie, una buona giornata.